Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilvio e sono qui oggi per parlarvi di un'azienda che a me fa impazzire, ma che so che tantissimi di voi non conoscono nemmeno. È un'azienda molto grande, ma che come ricordo è tanto sottovalutata, a mio avviso. Prima di iniziare però vi chiederei cortesemente di lasciare 100 like perché domenica, se li raggiungiamo entro oggi, vi farò vedere quali sono tre aziende da comprare nel mese di febbraio. Detto questo, ragazzi miei, qua sotto nei commenti fatemi sapere anche cosa ne pensate voi di Adobe, perché sì, oggi andremo a parlare di Adobe. Molto probabilmente, magari non conoscete l'azienda, ma conoscete tantissimi prodotti che l'azienda stessa offre. Qua ci sono un paio di programmini molto interessanti che Adobe offre, tra cui Photoshop, conosciutissimo e utilizzato da tutti. Lightroom, molto molto interessante. Poi abbiamo Adobe Premiere che permette di creare video spettacolari. Considerate che io penso che il 90% dei YouTuber utilizzi Adobe Premiere. L'altro 10, no, facciamo l'altro 5, usa il programma dei Mac che attualmente non mi ricordo il nome. E il 5% restante, come me, ritardato, usa Sony Vegas ancora. Però nei prossimi giorni imparerò ad usare Adobe Premiere perché ho visto che ha molte funzionalità molto interessanti. È per questo che voglio imparare ad utilizzarle. Un altro programmino interessantissimo di Adobe è After Effects, che utilizzo tantissimo dai video editor più bravi. Poi abbiamo anche Illustrator. Comunque, ragazzi miei, i programmi di Adobe sono utilizzati tantissimo. E considerate anche che il modello di business di Adobe è molto molto interessante perché è molto semplice. Voi pagate un abbonamento e avete la possibilità di avere tutti i programmi Adobe disponibili. Infatti, a solamente 48,79 euro al mese avete tutti questi programmi qua da utilizzare. Considerate che per voi magari sembreranno tanti, ma per chi lavora 500 euro l'anno per questi programmi qua è praticamente un regalo. Sono programmi spettacolari che utilizzano tutti nel mondo del lavoro e so che tantissima gente anche per dilettarsi così li prova. L'unico problema, a mio avviso, di questi programmi qua è che sono molto facili da craccare. Infatti so che tantissima gente ha questi programmi qua craccati, ma come potete vedere non penso sia un problema perché ora vi faccio vedere un po' quali sono le entrate di Adobe. Questi, ragazzi miei, è lo storico delle entrate di Adobe. Che dite? Vi sembra in crescita Adobe? A me sì, poi non so, eh. Comunque, come vi dicevo, diciamo che praticamente il 90% delle entrate derivano dai singoli abbonamenti. È un, diciamo, un business model molto simile a quello di Netflix, ovviamente su due servizi diversi. Uno, diciamo, sono film e serie TV, qua sono semplicemente programmi. Come potete vedere, è tutto nettamente in crescita, sia le revenues, sia le gross profit e sia anche l'utile operativo. È sempre costantemente in crescita, in tutti i trimestri è praticamente sempre in crescita. E quando lateralizza un po', sapete già che aumenterà nei trimestri successivi. È spettacolare. Qua poi nell'ultimo trimestre ha avuto un exploit clamoroso facendo 2 miliardi di utile netto in un solo trimestre, raddoppiando più che raddoppiando praticamente il trimestre precedente. L'ultima trimestrale di Adobe infatti è stata indecentemente spettacolare. Poi è un'azienda che spende tantissimi soldi in ricerca e sviluppo. Infatti, come potete vedere, diciamo che nell'ultimo annetto ha praticamente speso 2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Poi anche un'altra cosa che mi fa impazzire di Adobe è il cash flow, che è spettacolare, sempre in positivo, sempre in aumento. Io sinceramente, ragazzi miei, non so come mai così poca gente abbia Adobe. Io lo trovo semplicemente una grande azione e soprattutto, ragazzi miei, voglio far vedere la crescita, perché la crescita di Adobe è spettacolare, ragazzi miei. Ma nel 2015, qua scusate, 2020, qua ve lo correggo un attimo. Nel 2020 ha fatturato 12 miliardi, ma nel 2016 ne fatturava 5. Ragazzi miei, più che raddoppiare il fatturato in 5 anni, è una roba fuori di testa. Anche perché è un'azienda che capitalizza già abbastanza. Capitalizza 220 miliardi di dollari e ha raddoppiato i ricavi in praticamente 5 anni. Per un'azienda che capitalizza così tanto è assurdo.
Gli utili ovviamente stanno aumentando anche di più rispetto ai ricavi, perché stanno aumentando i margini, e questa è un'altra cosa che è molto interessante. Per quanto riguarda invece il cash flow, invece non sta aumentando, come potete vedere in questo grafico, non sta aumentando ai ritmi degli utili e dei ricavi, mentre gli utili per azioni, ragazzi miei, stanno facendo grandi buyback in modo tale da diminuire il numero totale di azioni sul mercato. E infatti vedete come l'utile per azione sia aumentato del 366% in 5 anni. Ragazzi miei, in 5 anni del 366%. Il patrimonio netto, che io, ragazzi miei, considero sempre tantissimo, è aumentato del 78%. Per un'azienda che, come vi dicevo, capitalizza 220 miliardi, aumentare del 78% il patrimonio netto è impressionante. Per quanto riguarda la salute patrimoniale, ma io cosa vi posso dire per un'azienda che ha un current ratio di 1,48? Considerate che sopra l'1 è interessante, sopra l'1,50 è spettacolare. Current ratio di 1,48 va benissimo. Poi un rapporto debiti su asset di 0,45, anche qua molto molto bene. Il rapporto debito su patrimonio netto di 0,83, tantissima roba, e un rapporto di debito a lungo termine su patrimonio netto di 0,42 è anche qua tantissima roba. Ma ora andiamo a vedere qual è stata la crescita di Adobe negli ultimi 5 anni, ma guardiamola anno su anno. Questo è un grafichino che vi permette di capire qual è stata la crescita delle singole cose anno su anno. Infatti possiamo vedere come dal 2016 al 2017 è aumentato del 21% delle vendite, poi del 20, del 19 e del 15. Stessa cosa per gli utili, sono passati da 29, 24, 21, 27. Guardate gli utili per azioni quest'anno, 80%, ragazzi miei. Nell'ultimo anno sono aumentati dell'80% dopo quella trimestrale là. Quella trimestrale là è stata indecente. E infatti, grazie a tutti questi calcoli qua, sono andato a stimare quello che è il mio price target di Adobe fra 5 anni. Quello che penso io sia un prezzo corretto, quindi un PE di 43 è un prezzo tra 5 anni di 1131 dollari per azione per Adobe. Andiamo a vedere. Ovviamente dovete considerare che ci saranno un po' di buyback. Per quello stimo che l'utile per azioni cresca di più degli utili, perché tendenzialmente secondo me, ma vedendo anche gli ultimi anni, Adobe farà molto buyback. Il possibile rialzo per Adobe, considerando il mio price target a 1131 dollari, è di, vediamo un po' quanto, 1131 dollari, un possibile rialzo del 139% in 5 anni. E voi mi direte, ma perché non dovrei investire Adobe? E quello che vi dico io è, non lo so, io ci investo. Ragazzi miei, Adobe sta diventando una delle mie più grandi posizioni perché, a mio avviso, è veramente spettacolare come azienda. Poi è in un settore che tendenzialmente può solo salire, non ha competitor e sempre più gente avrà computer, sempre più gente avrà tablet. Perché, ragazzi miei, un'altra cosa che ha fatto Adobe negli ultimi anni è cercare di creare versioni non solo utilizzabili dai computer, ma anche all'interno dei tablet. È molto interessante. Infatti, se voi cercate sul App Store, trovate già tutto il pacchetto di Adobe. Cioè, se voi aprite Adobe, adesso vabbè, non si vedrà, però trovate tutti i pacchetti di Adobe. Pacchetto di programmi Adobe per l'editing. Sia foto, sia video, di tutto. E in un mondo in cui tutti hanno un computer, tutti hanno un telefono e tutti tendenzialmente vorranno magari modificare foto, modificare video e altro. Ma ragazzi miei, ma che programmi utilizzeranno? Quelli di Adobe, ragazzi miei, è la migliore in assoluto. Detto questo, ragazzi, vi ricordo sempre di non copiarmi, ma di andare a fare le vostre valutazioni. A me Adobe fa impazzire, ma ragazzi miei, io sono io e voi siete voi. Quindi, ragazzi miei, fate sempre le vostre valutazioni. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, che ci vediamo al prossimo video.